siate, mie dilettissime figliole, tutte rassegnate nelle mani di nostro Signore, donandogli il rimanente degli anni vostri, e supplicatelo sempre ad impiegarli, a servirsene in quella sorte di vita che a lui più piacerà. Non preoccupate il vostro cuore con vane promesse di tranquillità, di gusto e di meriti, ma presentate al vostro sposo divino i vostri cuori tutti vuoti di ogni altro affetto, ma non del suo casto amore, e supplicatelo che lo riempia puramente e semplicemente dei movimenti, dei desideri e volontà che sono del vostro amore, acciocché il vostro cuore, come una madreperla, non concepisca che con la rugiada del cielo e non con l'acqua del mondo, e vedrete che Dio vi aiuterà e che farete assai, così nelle leggere che nelle seguire. Buona giornata a tutti quanti voi, spettatrici e spettatori carissimi. Con un pensiero che oggi Padre Pio ci dona, vogliamo provare a partire con la marcia giusta e a intensificare il nostro impegno per lo spirito, come quando fossimo entrati in una palestra ed avessimo deciso di allenare il nostro spirito. Oggi Padre Pio ci lascia un pensiero abbastanza articolato che è ricavato dal terzo volume dell'Epistolario ed è rivolto sempre in modo diretto alle sue figlie spirituali, di cui conosce i bisogni, conosce la vita, la storia quotidiana. Siate mie dilettissime figliole, tutte rassegnate nelle mani di nostro Signore, donandogli il rimanente degli anni vostri, e supplicatelo sempre ad impiegarli a servirsene in quella sorte di vita che a lui più piacerà. Non preoccupate il vostro cuore con vane promesse di tranquillità, di gusto e di meriti, ma presentate al vostro sposo divino i vostri cuori tutti vuoti di ogni altro affetto, ma non del suo casto amore, e supplicatelo che lo riempia puramente e semplicemente dei movimenti, dei desideri e volontà che sono nel suo amore, affinché il vostro cuore, come una madreperla, non concepisca che con la rugiada del cielo e non con l'acqua del mondo. E vedrete che Dio vi aiuterà e che farete assai, così nelle leggere che nelle seguire. Padre Pio ci vuole oggi un po' mettere in guardia da alcune tendenze naturali che fanno parte della nostra creaturalità, della nostra umanità. La prima è un po' la promessa di tranquillità. Io sto bene con me stesso, non voglio essere disturbato da nessuno, vorrei tanto che in questo giorno non fossi disturbato da nessuno, appunto. Sapete che anche in certi contesti dove la preghiera dovrebbe riuscire a esprimersi e a poter avere il suo spazio, noi tendiamo a rinchiuderci nel nostro spirito e a non farlo germogliare. Prima tentazione, la tranquillità a tutti i costi. Poi la seconda, invece, il gusto, avere interesse solo per i nostri gusti, per le cose che ci piacciono, non
fare conto per niente di quello che può piacere a mio fratello, a mia moglie, a mio marito. Interessarci invece, dice Padre Pio, anche ai gusti degli altri. E la terza tentazione, la rincorsa dei meriti. Avere l'ossessione che gli altri ci riconoscano alcuni meriti o alcune qualità che magari umanamente possediamo, per le quali non abbiamo neanche fatto nulla di speciale, ma che ci sono state donate gratuitamente e direttamente dall'Altissimo e Buon Signore. San Pio ci offre un insegnamento perché ci suggerisce di coltivare nel silenzio, nel nascondimento, anche quella perla che può essere racchiusa nella conchiglia del nostro spirito. E così dice che sarà proprio il cielo stesso a renderla bella, a renderla trasparente, purissima, anziché l'acqua del mondo, ovvero sia tutte le cose che dall'esterno potrebbero colpirci e che invece sono destinate a passare. Ogni nostro giorno, anche oggi, può essere una piccola teca in grado di custodire il tesoro della parola del Signore. Anche il pensiero che Padre Pio oggi ci offre è un piccolo grande tesoro. Grazie per averlo accolto. Buona e santa giornata a tutti.